un'opera certosina e meticolosa, quella delle sue sculture, forse unica al mondo. Come avviene questa magia? Per me non è magia, è solo sedermi e essere con il mio lavoro, annodare, snodare, cercare. È certo che ha un certo mistero, perché comunque io mi sono lasciata possedere da questa attività, non era previsto nella mia vita. Lei si reputa quasi come un ragno, ecco, da questi intrecci nascono, da fibre, tessili, le sue opere. Sì, perché non progetto, non disegno, i lavori devono escono da comunque un spunto, un'ispirazione o una maschera o il desiderio di fare la medusa, come nelle case per questo lavoro. E siccome non mi è stato insegnato, o mi sono comprato un libro tanti anni fa, negli anni 70 in America, dove erano dimostrati i nodi, e nel percorso io ho finito per usare un solo nodo che si chiama la mezza chiave, che uso continuamente senza mai cambiare. Dopo aver finito la medusa, vi sono altri progetti in cantiere? Sì, io da molti anni ho una maschera dall'82, quindi tanti anni fa, sul quale voglio fare Cronos. Cronos è il personaggio della mitologia, che poi ci richiama al tempo, e è stato armata dalla terra Gaia per andare a castrare Uranus, che non lasciava le sue figli evolvere nel spazio. Quindi il mio Cronos vuole essere ispirato dalla mitologia, ma anche voglio metterci l'idea del tempo, della performance, della musica, anche perché non gli metterò la falce in mano, ma un pezzo di legno appartenente a una fonderia dell'Ottocento, e è come una nota di musica. Molte delle sue opere si ispirano a devolti tratti da maschere africane. Come mai questa scelta? Un concorso di circostanze mi è stato regalato da un amico africano negli anni 80, una maschera, e il primo lavoro avviato figurativo dopo 10 anni di annodamento è stato un personaggio inginocchiato che si chiama l'africano. Questa sera ristorante Per Barco, non solo arte culinaria ma anche un altro tipo di arte, quella tessile della famosa artista Sylvie. Sylvie è un'amica, una persona fantastica, che comunque merita i suoi spazi e merita anche di coniugare il buon cibo e la buona manualità per queste opere che lei crea. E la disponibilità è sempre fantastica, è sempre unica, sia nel suo genere, e io gli mostro, gli dedico questi spazi con una felicità per farla conoscere, e non solo attraverso me, perché Sylvie ha una sua storia, per fare conoscere alla gente che esiste anche nella nostra città gente che comunque crea e si esprime attraverso i fili, e io attraverso la mia cucina. Grazie.